Secondo te, posso avere un impianto stereo che suona da paura e mantenere un peso contenuto? Officina del pilota, dinamicità di guida, auto leggere, ho sempre battuto su sta cosa da quando ci conosciamo. Buon Natale nel frattempo, commentiamoci qui sotto facendoci gli auguri. Ma tornando a noi, sarà riuscito Alessandro Aceto di Passione Audio a rimanere nel peso contenuto di 20 kg? Offrendo una qualità audio senza precedenti? Lo scopriamo in questo video, ma cosa scopriamo anche in questo video? L'artigianato, vedere nascere e crescere attraverso le abilità delle mani di alcuni personaggi un progetto. E quindi rimettiamo un attimo i piedi per terra oggi, visto che è Natale. Sì, la Scanno è un diavolo incazzato nero. Sì, il bimbo minchia, sì, le pop off, le stronzate di YouTube Italia che sta peggiorando un po', ma va bene, non critico, osservo. E quindi torniamo nel mondo reale e vi faccio vedere proprio come questa persona, con grande passione e un bello orecchio, ha fatto sì che la mia mini suonasse da Dio. Già suonava bene con lo scarico, adesso pure dentro. Dai, scherzo, buona visione. Oh, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, è gratis. Tutti sappiamo, Matteo, quanto ci tiene alla sua mini e quanto ci tiene al suono. Non tutti sanno che Matteo è un ingegnere del suono, ma lui è un perfezionista del suono. Quando si è rivolto a noi di Passione Audio ci ha chiesto due cose fondamentali. La prima, avere un suono equivalente a un concerto live con un soundstage e una scena sonora perfetta. La seconda è avere il bilanciamento dei pesi, non andare troppo su di peso per l'impianto stereo. E noi ci siamo prefissati un peso totale di 20 kg. Questa è stata una sfida per noi, perché 20 kg totali, sub, kit a due vie, tweeter, amplificatore, cassa del sub e sorgente. Per questo abbiamo dovuto scegliere dei componenti ben precisi. Davanti abbiamo fatto un kit a due vie con il woofer della serie Alessandro di Passione Audio e il tweeter sempre della stessa serie, il Competition. Abbiamo optato per l'amplificatore argento 6 canali da dimensioni ridotte con DSP integrato, che peserà circa 1,5 kg, quindi siamo riusciti a contenere molto il peso. E abbiamo messo nel bagagliaio, realizzando un box ad hoc per lui, un subwoofer da 25 cm. È stato studiato tutto nella perfezione, perché l'autovettura, quando monta le camere per i suoi test driver o le sue uscite in montagna, non gli dia fastidio nulla. Quindi l'amplificatore è stato integrato nel pavimento dell'auto, andando a filo con la moquette. Tagliamo qui e tiriamo la finestra qui. E qui mettiamo l'amplificatore. Il subwoofer è stato studiato per rimanere sotto una certa altezza, in maniera che la camera posteriore montata sull'1.8 non dia più problemi. Ho pensato, ma con un impianto stereo da paura come questo aumenterò il peso della macchina? Beh, allora, 3 kg li ho già persi, i sedili posteriori li ho levati, il cielo non c'è più, quei 20 kg da boh che se ne sono nati. Qui entra in gioco il signor Alessandro, che ci farà vedere come insonorizzare i pannelli per farli suonare bene rimanendo in un peso contenuto e garantendo una qualità audio senza precedenti. Questo è il pannello che abbiamo insonorizzato, come avevo detto, per le vibrazioni, e applicando questo più il poli, che è leggerissimo, che abbiamo sostituito all'originale, abbiamo contenuto il peso. Abbiamo spostato l'altoparlante sulla struttura di lamiera che è stata insonorizzata, ma non abbiamo più l'altoparlante che suona su questa plastica, e di conseguenza adesso abbiamo la porta insonorizzata, la cartella della porta, e questo fa sì che il suono non si disperda dentro ma abbia solo un centro di emissione. Meno vibrazioni abbiamo, meglio è, sempre. Sì, sempre. Dico, gli interni sono migliorati. A livello acustico adesso ne parliamo, ma insomma è proprio più bella dentro. Molto.
di upgrade sulla Mini ne abbiamo fatti tanti insieme, mi avete seguito fin dall'inizio quando spesi 1950 euro per acquistare questa hatchback dalla trazione anteriore pepatissima che ci ha dato tante soddisfazioni, ci ha fatto anche tribolare un po', però torno a dire che è una macchina che devi avere in garage. I prezzi sono saliti un pochino negli ultimi 3 anni, ma rimangono sempre accessibili. Ma come rapporto di prestazioni e gioia, piacere di guida, è al top. Per andare uno step sopra ci vuole una macchina molto più costosa. Ovviamente tutto made in Italy, i componenti montati nella Mini, firmati da Alessandro, addirittura sono eccezionali. Il SUV pesa 4 kg dentro a quel box di legno, ho detto oddio, mi viene l'ansia, peserà un botto. Il box l'abbiamo studiato apposta per te. Quindi il box lo faremo con delle parti in legno in multistrato molto leggero e useremo delle parti in vetro resina in maniera di essere resistente ma leggero. Ok. Quindi io penso che con l'utilizzo del plug and play, come dicevamo prima, un paio di cavi, tutto quanto, staremo intorno ai 20 kg. Ah sì? 20 kg di impianto. Accettabile, con l'insonorizzazione. Oddio, aspetta. Detta così, certo. Aspetta. Io nella tua auto inizialmente avevo pensato di mettere un bull pack da 30 kg. Poi, quindi, in azienda da noi... Che non è una bella no, cosa. No, in azienda da noi, okay, ci siamo confrontati e abbiamo pensato, abbiamo calcolato quali sono le parti, diciamo, nevralgiche della porta della Mini. Quindi andremo a fare dei rinforzi con questo prodotto, ma non con il foglio intero, andremo negli strati. Questo è un foglio di bitume e alluminio da 1,5 mm, sì, super light. Sono intervenuto sui punti dove, bussando così, sentivo che emetteva vibrazione. Cosa per la tua auto abbiamo dovuto rispettare? Quello che ci siamo detto dei 20 kg totali che dobbiamo aggiungere. Ma più che altro, quando fai questo lavoro di insonorizzazione alle portiere di una macchina di un appassionato audiofilo, sì, non si fa questo lavoro, si prende direttamente a bondi, chiaro, e vai. Quindi non sai in realtà dove tu risuona, copri tutto e basta. Certo. E invece nel punto così giusto. Siamo dovuti intervenire, bravo, nel punto giusto. Noi useremo un foglio a porta, non di più. Andremo nei punti dove serve, quindi dietro al woofer, dove sta la maniglia, dove stanno le giunzioni, a rinforzare. Migliora tanto il suono. Migliora tantissimo perché tante volte quello che tu senti distorcere in un impianto audio, sì, non è il woofer che suona male, ma è una lamiera che entra in risonanza. Certo. Quando abbiamo visto la Mini l'altra volta ho notato, senza levar nulla a quella sorgente, ma è un po' datata. Mazza. Allora io contattato i miei amici della MPA, il distributore Pioneer, e mi hanno omaggiato per te, questo regalo di Pioneer per te, i brividi, è bellissimo, di questa sorgente Android Auto, CarPlay, c'è il navigatore, senti Spotify dal cellulare, c'è il CD. E ho trovato il modo per far guidare la Mini e mia moglie con questo. WhatsApp, ti chiama qualche stendista, qualcosa, ti arriva il WhatsApp direttamente qua, la moglie ti spezza le gambine. Fighissimo. Questo è veramente figo. Sì, confermo. Poi con l'utilizzo del plug and play, se volessimo staccare senza troppo sbatti il SUV messo lì dietro, è un attimo, veramente, vogliamo fare il test drive a fuoco della vita, togliamo quell'extra peso così. Abbiamo poi posizionato il SUV, messo su degli strap, fermato con delle staffe, ricoperta dalla moquette, fatto tutto un lavoro di fino e abbiamo acceso un impianto che suona da paura. Questo è il tweeter sinistro, tweeter destro, woofer sinistro, woofer destro. E abbiamo i tagli di frequenza. Metteremo dei tagli base, mettiamo 3000. 5. Tanto questa è la prima accensione. Dopo un po' di ore di rotaggio dobbiamo fare il primo step della taratura definitiva. I woofer abbiamo fatto 80 Hz, 3000 Hz, apertura e chiusura. High pass 80, low pass 3000. I tweeter abbiamo fatto 3500 high pass, vabbè, alto a 20.000, e il sub abbiamo chiuso a 80 Hz. Quindi diciamo questa è la prima
taratura per far sciogliere i prodotti. Abbiamo bisogno di una ventina di ore e poi faremo la taratura con l'RTA, col microfono e tutto quanto. Adesso diamo un po' di ritardo temporale per sentire la voce al centro del cruscotto. Bomba! Che bomba! Quanto è bello vedere gli artigiani lavorare e anche quanto è bello sapere che questi prodotti sono tutti made in Italy. Amici, grazie di essere arrivati fin qui. Ringrazio anche Passione Audio, Alessandro Aceto per questo impianto stereo strepitoso per la Mini. Che regalo di Natale! Voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e commentate qui sotto. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ancora buon Natale a tutti e anche buon anno. Ciao!